Ciao a tutti, oggi nuova recensione, una recensione che aspettavate da mesi, vi avevamo promesso da mesi e finalmente oggi riusciamo a farla. Recensiamo la macchina del pane di Sana della ditta Ejuicer con cui vi abbiamo fatto vedere anche gli estrattori ad esempio. Dunque, è un elettrodomestico questo di Ejuicer un po' particolare, non è la solita macchina del pane. La macchina del pane di solito come tipologia di elettrodomestico ha una serie di programmi, possono essere programmi per fare il pane integrale, per fare i dolci, eccetera, eccetera. Una volta che si seleziona quel programma e si mettono tutti quanti gli ingredienti nel cestello, si può selezionare ad esempio la crosta, se più o meno tostata, oppure ad esempio il peso, e poi comunque si parte con il programma. Quindi la scelta dei criteri che noi decidiamo di andare a inserire è davvero limitata. In questo caso invece è tutto completamente manuale, quindi noi scegliamo tutto, scegliamo il tempo di impastamento, la potenza, la temperatura a cui dovrà lievitare, la temperatura a cui dovrà cuocere. È una macchina completamente manuale, quindi non ha il classico concetto di compro la macchina del pane perché non ho voglia di farmi il pane o di cucinare, butto tutto quanto dentro al cestello, chiudo, avvio e quando ha finito mi chiama lei. Qui siamo noi che scegliamo tutto quanto, quindi è una macchina del pane adatta a persone che amano panificare e sanno anche dove mettere le mani. Questa macchina non ha nessun programma preimpostato, quindi saremo noi a scegliere tutto quanto, però se abbiamo una ricetta preferita o vediamo che una programmazione ha funzionato particolarmente bene, ci è piaciuta particolarmente, la macchina ci dà la possibilità di salvarlo, quindi ci possiamo fare noi i nostri programmi preferiti. Quindi lo andiamo a salvare, ad esempio abbiamo fatto un pane integrale e ci è piaciuto particolarmente per quanto riguarda la programmazione, possiamo salvare quel programma, così una volta che andiamo a selezionare il numero sul quale l'abbiamo salvato, la macchina partirà in automatico. Adesso quindi vi faccio vedere come impostare un programma tipo. Iniziamo con il primo programma, Bread, e lo andiamo a selezionare toccando il libro, quindi con il libro cambiamo programma. Qui viene indicato il numero del programma, adesso è l'1 e possiamo iniziare a impostarlo. Il programma inizia con il preheat, ovvero il preriscaldamento. Possiamo scegliere quindi di riscaldare la macchina. Ad esempio, se la vogliamo riscaldare, possiamo scegliere il tempo, selezionandolo con più o meno. Se facciamo tutto quanto meno, farà off, quindi non metterà il preriscaldamento, oppure se decidiamo di metterlo possiamo scegliere i minuti. Ad esempio, mettiamo 5 minuti di preriscaldamento. Una volta selezionato il tempo, ci farà selezionare la temperatura. Ad esempio, possiamo mettere 24 gradi. Andiamo ancora avanti e dopo il preriscaldamento inizierà la prima fase di impasto, chiamata knead. Anche in questo caso la prima cosa che ci fa scegliere è il tempo, quindi possiamo scegliere per quanto tempo impastare il nostro pane, ad esempio vogliamo impastarlo per 15 minuti, andiamo ancora avanti, ci fa scegliere la potenza, qua ci sono tre livelli, il livello più basso, medio e alto alla potenza 3. Andiamo ancora avanti e dopo la prima fase di lavorazione inizia la prima fase di lievitazione chiamata rise. Anche per la lievitazione la prima cosa che ci fa scegliere è il tempo. Ad esempio possiamo mettere 50 minuti di lievitazione alla temperatura di 28 gradi e una volta fatta la prima lievitazione può partire con il secondo impasto. Come sapete, tantissime ricette di lievitati hanno due fasi di impasto, finita la prima lievitazione, quindi si passa a un'altra lavorazione. Noi possiamo scegliere anche di non metterla mettendo, togliendo i minuti, quindi facendo meno fino ad arrivare a off. In questo caso la potenza sarà 0. E possiamo continuare con la seconda lievitazione, ad esempio qua già è impostato per 2 ore alla temperatura di 26, possiamo mettere anche in questo caso 28 come prima. A questo punto inizia la prima fase di cottura. Per la cottura ci sono tre fasi. Possiamo iniziare ad esempio con una prima fase a 20 minuti,
a 160-180 gradi. Poi andiamo avanti, inizierà la seconda fase di cottura, anche in questo caso possiamo scegliere il tempo, andare ancora avanti, scegliere la temperatura, quindi di solito si abbassa un po' il forno, andare ancora avanti e scegliere eventualmente la terza fase di cottura, oppure come era prima lasciarla off se non ci interessa. E in questo caso se è off la temperatura ovviamente non potremo inserirla. A questo punto, quando il programma sarà completato, non ci rimarrà che fare on-off dove vedete la spina. Ci darà il tempo complessivo di cottura e preparazione e possiamo farlo partire. Ora non sentite le palette che girano perché giustamente lo sta preriscaldando per 5 minuti, però il programma è già partito. Quindi ricapitolando, con il simbolo del libro selezioniamo i programmi che ci interessano, con il più e con il meno selezioniamo le impostazioni che possono essere di temperatura, cottura o potenza dell'impastamento e con le due freccette andiamo semplicemente avanti. Di questa macchina ci sono tre modelli, il primo modello è quello base, poi c'è un modello un po' più accessoriato e infine il modello che hanno mandato a noi, super accessoriato, davvero tutto quanto, anche accessori come le formine per fare le baguette oppure gli stampi per preparare il tempè. Quindi il mio giudizio su questa macchina è abbastanza positivo perché è una macchina davvero particolare e unica. Però mi sentirei di consigliarvi forse il modello base. Io stessa avrei scelto il modello base che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo perché comunque è una macchina molto valida e ripeto ha questa particolarità esclusiva di poter scegliere davvero tutto. Quindi con anche poca esperienza riuscite a gestire un pane fatto nella macchina del pane come se fosse fatto nel forno, perché riuscite a scegliere a quanto dovete impastarlo, per quanto tempo, a che temperatura e tutto quello che vi ho detto prima. Però nella mia quotidianità, non utilizzando molto il tempè, non utilizzando in generale moltissimo gli accessori, forse il modello questo qui super accessoriato non lo sento proprio mio, ecco. Questi sono gli accessori che si trovano nella macchina del pane nella versione più accessoriata. Ovviamente c'è il cestello che nella versione standard e quella super accessoriata non è di teflon, e nel cestello si vanno a inserire due palette, non una, e questa è un'altra cosa che gioca un ottimo ruolo secondo me nella lavorazione del pane, perché l'impasto può essere lavorato molto meglio con due palettine. Poi viene dotato dello spazzolino in cocco o setole per pulire tutti quanti gli accessori. I misurini hanno nel bicchierino le misurazioni in millilitri, cup e once, quindi molto molto comodo, e poi il cucchiaino. Il termometro che è fatto così ad ago, quindi va bene anche per la misurazione della temperatura nelle carni. Il kit per la baguette che ha una rastrelliera e le due formine appunto per mettere le baguette. Ed infine il kit per il tempè con i due coperchi di vetro e i coperchi in ceramica che servono sia per coprire il tempè, conservarlo, che proprio per dargli la forma. Infatti una volta che verrà messo nel cestello in acciaio poi viene schiacciato con i due coperchietti e hanno questi buchi che servono sia per far passare l'aria che per essere presi più agevolmente. Con questa macchina del pane, oltre al pane ovviamente, si possono preparare tante altre cose. Anche per la versione basic potete preparare lo yogurt, potete preparare dolci, quindi con impasti tipo quelli del ciambellone, marmellata, potete anche utilizzarla come una sorta di slow cooker per fare una cottura lenta e una bollitura lenta. Ad esempio qui nel ricettario della macchina viene indicato per la preparazione di carni e pesce. Se non mangiate carne e pesce potete utilizzarla ad esempio per preparare piatti a base di legumi, ad esempio il chili di legumi viene molto bene con la slow cooker e questa macchina si può prestare bene per farlo.
Io vi ricordo che anche per questo elettrodomestico avete un codice sconto del 5%, vi lasciamo tutte le informazioni giù nella descrizione, quindi con il codice e il link per acquistare la macchina del pane se vi interessa. E come sempre fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete questa macchina del pane oppure mi volete consigliare qualche elettrodomestico. Sapete che sono sempre molto aperta ai vostri commenti e sono sempre molto curiosa. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!